Allora, parto con una provocazione che mi tira l'intervento di Gian Domenico con il suo riferimento ai talenti e che richiama quello che diceva Valentina Alberta ieri. L'unione delle camere penali aiuta la giunta nei momenti più importanti della storia della nostra associazione attraverso il dibattito interno. Le cose migliori. Gli obiettivi migliori che abbiamo raggiunto, penso al 111 riformato, penso alla legge sulle investigazioni difensive, ma ci sono altri esempi, sono stati sempre il frutto di dibattiti appassionati nelle assemblee dei penalisti italiani che poi portavano nelle assemblee dell'Unione delle Camere Penali il frutto di quei confronti, confronti forti, di cui non si deve aver paura. E che devono essere stimolati, semmai, dalle classi dirigenti della Giunta, classi dirigenti intendo locali, presidenti, consigli direttivi e ovviamente la Giunta dell'Unione. E allora, quando noi assistiamo a un congresso bello come questo, in cui molte volte abbiamo indugiato in analisi, senza però dire alla Giunta che fare, titolo di un celeberrimo libro. Di un pensatore ormai negletto. Però che fare, bisogna dire, nei congressi, bisogna dire nelle assemblee alla giunta, soprattutto che fare in un momento come questo in cui, e abbiamo visto le risposte nel corso di questo dibattito, ce le ha date anche Francesco nella sua bella relazione, noi siamo stati obiettivamente pressati all'angolo dalla possibilità dell'acquisizione di un obiettivo storico come la separazione delle carriere e allo stesso tempo dalla necessità di interloquire con quello, Gian Domenico l'ha detto meravigliosamente, e dal punto di vista del populismo giudiziario, del panpenalismo, ma anche e soprattutto della, come dire, negazione dei diritti civili e anche, lo vedremo tra qui a un momento, dei diritti del processo, forse uno dei peggiori governi con cui abbiamo avuto a che fare negli ultimi anni. Non certo il peggiore dei ministri, perché, Dio mio, c'è stato buona fede. Però, francamente, noi ci siamo trovati di fronte alla necessità di poter comunicare qualche cosa con l'ombra di questa possibilità di fallire l'obiettivo storico. Allora, sia detto chiaramente, perché si capisca che anche di fronte al raggiungimento di quell'obiettivo storico, un sistema penale illiberale come lo stanno forgiando, un sistema penale con un processo ormai svuotato di contenuto, non giustifica nessun plauso per l'acquisizione dell'obiettivo storico. La separazione delle carriere con un codice penale come quello che sta fuoriuscendo, con un pubblico ministero che loro ci dicono che si sentirà più forte, potrebbe non essere quell'obiettivo che noi abbiamo sempre immaginato. Il problema del processo. Io sono Toto Corde d'accordo con Francesco sullo spostare, come dire, l'asticella, sull'obiettivo di un nuovo codice, anche perché tra law in the book, cioè il codice che è scritto, e law in action, cioè quello che praticano nelle aule giudiziarie, c'è un abisso in peggio. Se quel codice non è più accusatorio, le consuetudini, le prassi delle aule giudiziarie sono di stampo schiettamente inquisitorio, lo vediamo tutti i giorni. Però un codice non nasce. È un processo che ha bisogno di tutti i talenti, che ha bisogno di tutte le nostre conoscenze, che ha bisogno, come dire, del coinvolgimento, torno all'inizio, di tutte le camere penali in quello che è un processo costituente che riguarda il codice. E allora concludo con due indicazioni. Perché dico che quello che vediamo è peggio di come hanno ridotto il codice e hanno ridotto il codice in questa maniera annunciandocelo attraverso le sentenze delle sezioni unite, perché ieri si ricordava che tutto quello che troviamo di peggio nella Cartabia l'avevano scritto precedentemente. Beh, perché questo è un paese in cui qualcuno, e da questo punto di vista io mi autodenuncio,
si alza con la toga in un'aula e dice che il presidente non può fare domande suggestive, si merita una denuncia per oltraggio. Questo è successo ed è sconvolgente. Allora non solo io mi autodenuncio, perché magari glielo avrò detto io in questi anni che mi sono occupato di quella questione, ma mi continuo ad autodenunciare. C'è stato un intermezzo ben l'altro giorno, quando Oliviero Mazza ha detto quello che ha detto sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in cui Musolino è persona garbata e quindi non gli ha detto, ma forse è quasi un oltraggio. Allora, se è un oltraggio quello che ha detto Oliviero Mazza, io mi autodenuncio ed invito ad autodenunciarsi tutta l'Assemblea. Perché nella dorsale, perfino delle sentenze della Corte Costituzionale, noi abbiamo visto i riflessi inquisitori in 30 anni di vita del codice di procedura penale. Il momento esaltante delle nostre battaglie, che poi diventarono vincenti, che portiamo come una medaglia sul bavero, e quando fummo definiti da un presidente della Repubblica eversori perché scioperammo contro una sentenza della Corte Costituzionale che liquidava il codice accusatorio. Siate pronti a fare la stessa cosa. Bravo. Poche parole, perché è difficile in un congresso come questo. Si è parlato di separazione, si è parlato di riforme, si è parlato di provvedimenti orribili che si affacciano all'orizzonte, e cerchiamo allora di condividere una riflessione che abbiamo avuto modo di fare insieme ad altre camere penali che hanno sede in grandi città, dove nasce e si alimenta quella leggenda che crea poi, diciamo, l'humus per questo tipo di provvedimenti, come il disegno di legge sicurezza. E allora qual è la riflessione? La riflessione è che in questo ambito, e forse in qualche altro, noi ci troviamo di fronte, non è la prima volta che viene detto, non ho la pretesa dell'originalità, a un inganno della narrazione che dobbiamo smentire con la verità dei fatti. Lo ha detto Marco Negrini, sono d'accordo, bisogna dare un contributo in più in termini di comunicazione con quello che già si fa in termini, come dire, ampi, diffusi sul territorio, l'Unione. Io ricordo un bellissimo tabellone, credo Beniamino fosse l'epoca della tua giunta, sui tempi della prescrizione, che fu una verità messa per iscritto e indiscutibile, che servì, secondo me, tantissimo a fare comprendere il nostro messaggio sul piano culturale. Allora, l'emergenza sicurezza, c'è un'emergenza o no? No, non c'è. Il 16 di settembre sul Sole 24 Ore sono stati pubblicati i dati indiscutibili dei reati in Italia. E allora, quei dati sono quelli che noi dobbiamo usare, noi tutti insieme, sui territori, in centro, per fare sì che si superi quest'idea che la percezione di insicurezza dei cittadini debba essere affrontata in questa maniera, al di là di quello che si è già ampiamente e perfettamente detto sull'inefficacia degli aumenti di pena, dell'inserimento di inutili reati rispetto a condotte che sono già punite, eccetera, eccetera, su cui non mi soffermo. Quindi l'antidoto alla percezione non è una lasciare passare narrazioni strumentali e fasulle, ma fare un'operazione di verità. Operazione di verità che credo sia necessaria anche rispetto a un tema molto delicato, che è quello del ruolo della vittima. È correlato, credo, il tema, perché di fondo c'è sempre questa idea di coltivare la paura per fini chiaramente di consenso politico attraverso, narrazioni fasulle che trovano ampio spazio nei mezzi di comunicazione. Ho avuto modo di sentire alcune audizioni a proposito dell'inserimento nell'articolo 111 della figura della vittima e sono rimasta scioccata. Perché a destra e a sinistra raccontano favole su quello che sarebbe il ruolo della vittima nel processo penale, soprattutto su quello che costituisce l'enorme privazione oggi rispetto al ruolo della vittima in questo stesso processo. Non va bene, bisogna dire quello che è stato detto in quelle audizioni, che se si vuole la vittima nel processo penale nei termini in cui è stata proposta con l'inserimento nell'articolo 111, si rischia di finire come in Iran, dove i familiari della vittima possono esentare l'accusato dal processo penale. La verità anche su questo, due cose e chiudo, la verità anche per noi, perché dico la verità anche per noi.
non la verità, ma niente narrazioni comode, mi spiego. Io credo che l'idea del presidente Petrelli di un nuovo codice, guardando in avanti, dopo che ha definito giustamente irriconoscibile e inemendabile il codice attuale, credo che ce lo siamo segnati tutti perché ha colpito tutti. Io credo che quel concetto abbia fatto a piazza pulita di narrazioni inerenti, diciamo, come siamo arrivati oggi qui, perché quella storia la conosciamo tutti, è fatta di tanti passaggi, passaggi faticosi, passaggi che trovano le proprie radici in una magistratura conservatrice dal primo momento, che sono passati attraverso l'abolizione della prescrizione, il progetto Bonafede, il confronto con ANM, tutto quello che si è condiviso. E quindi diciamo che su questo mi piace l'idea di condividerla la narrazione, deve essere quella giusta. Ultima cosa sull'organizzazione interna, è un tema delicato. Noi ci diciamo che, ed è giusto dirselo, che la struttura di osservatori, commissioni, gruppi di coordinamento sia garanzia di un ottimo lavoro da parte di tutti noi, e certamente è una cosa importantissima, lo ha ricordato Rinaldo Romanelli, e credo che sia orgoglio di tutti noi pensare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci chieda un intervento in certe materie, credo che sia orgoglio di tutti noi pensare di contribuire alla vita dell'Unione a livello centrale. Però bisogna, secondo me, non, diciamo, fermarsi alla superficie di questo concetto, che va benissimo. Perché lo dico? Perché io credo che se è vero che gli osservatori e i gruppi di lavoro sono il serbatoio della dirigenza del futuro, come è stato giustamente detto, è anche vero che dobbiamo stare attenti, secondo noi. Dobbiamo stare attenti perché noi siamo una federazione di camere penali che devono restare autonome, indipendenti, ma soprattutto vivaci sul territorio. E quindi io credo che si debba stare attenti a non volere, come dire, esagerare con questo tipo di strutture, perché sul territorio c'è bisogno di energie, di entusiasmo e di temi che possono essere efficacemente trattati e sviluppati anche a livello locale, che non esclude assolutamente, ovviamente, il contributo su tutto dell'Unione, ci mancherebbe ancora. Guardiamo tante cose, l'estensione delle camere penali calabresi con quell'attenzione particolare sui temi locali, tanti incontri, collaborazioni tra camere penali che hanno, credo, dato linfa e entusiasmo a tutti noi. E allora, torno al punto di partenza, se le camere penali devono essere forti e autonome e possono fare un lavoro eccezionale sui territori, io credo fermamente che da lì si debba partire per fare sì che la verità dei fatti prevalga sulla narrazione ignobile finalizzata all'acquisizione del consenso che è stata fatta propria con quest'ultimo provvedimento. Grazie. Grazie Valentina.